Buonasera amici del CDFP, siamo nel castello di Landriano, dove in questo momento il nostro K2 sta già brillando. Vi spiego subito al volo che cosa è successo in questo castello. Giannetta, una ragazza che usava medicinali, erbe e quant'altro per curare i malati, è stata accusata di stregoneria dal re che all'epoca regnava su queste terre, e quindi durante la caccia alle streghe lei è stata perseguitata, è stata catturata e poi uccisa, ma essendo che lei è una figlia di nobili è stata uccisa proprio dentro tra le mura, nell'atrio principale del castello, è stata bruciata viva nell'atrio come si faceva con tutte le streghe. Ora noi siamo qui per indagare, per parlare con lei e per scoprire nuovi. Guardate, guardate, cioè proprio lei è qua vicino a noi. Quindi, buon divertimento, vi saluto come sempre il nostro Beppe, Nicolas, la nostra Lori, la Letty, e oggi c'è pure la Gio, ovviamente il nostro cameraman, grande Mario, che è già Buonasera. emozionato. Quindi mi raccomando, seguite questa indagine perché ci sarà da divertirsi. Buon divertimento. Sei già andata via? Ma Davvero non ti risponde. noi andiamo a farci un giro. Dobbiamo seguirla. Vi va? Ti va? Se sei Giannetta? Parliamoci chiaro, sei Giannetta o sei qualcun altro? Beh, è un po' difficile rispondere se devi fare una domanda del Eccola, genere. quindi non sei Giannetta? Sei qualcun altro? Se sei Giannetta, ce lo illumini per favore, il K2. Ragazza Giannetta. Prendi l'energia da noi. Da noi, scusami, dai nostri strumenti. Prendi l'energia dai nostri strumenti. Ti fa piacere che siamo venuti a trovarti? Vuoi che ce ne andiamo? Noi ci facciamo un giro nel tuo castello, non ti daremo fastidio, anzi ti vogliamo fare compagnia per tutta la serata. Tu ci fai compagnia? Vai e vieni, è residenziale, vai e E se non è Giannetto? vieni. Sei da Qualcuno? sola? Ancora qualcuno del servizio? Ci dà il benvenuto, può essere. Vabbè, Comunque si spende il Giannetta è stata bruciata qui. Sì, qui. è stata bruciata qui, Giannetta. Eccolo, 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 eccolo. Quindi sei stata bruciata qui, vero, Giannetta? Facciamo silenzio. C'è la di camera, ragazzi. Riesci a farci un rumore? Allora, tu mi hai confermato che sei stata bruciata qui, ok? Tu eri innocente, vero Giannetta? Non volevi essere uccisa perché tu facevi del bene. Confermalo, Giannetta, tu facevi del bene? Va e viene. Sta raccogliendo energia.
e via. Guarda, 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 Massimo, l'hai visto? L'hai ripreso? Sì. Gianetta, sei tu? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Gianetta, stai giocando con noi? Visto. Allora Giannetta, ragazzi, ci sta rispondendo, lo state vedendo? Eh? Dopo Giannetta, ma al massimo, siete sicuri che non avete nessuno? No, no, zero, io tutto spento. Io adesso non ho nulla. Tutto spento. Allora Giannetta, noi dopo parleremo con te, ti va? Illuminaci il K2, ti va se dopo parliamo con te? Allora io volevo fare una cosa, però andiamo con le luci basse, così, ma pure di meno, vorrei arrivare davanti al cancello dove dicono che Giannetta si, ogni tanto si mette a piangere. Si è illuminato o è stato il mio occhio? No, ok, l'occhio. No, si è illuminato. Ah, ok, voglio andare a vedere davanti al cancello se è vero, perché si dice che Giannetta ogni tanto sta là, che ancora aspetta. Ok, però non vuoi andare con una luce, casomai vi riprendiamo al buio, non fa nulla. Ok? È una luce solo per illuminare a terra. Sì. Quindi puoi spegnere quella, Mariolo. Così pare guidante. Sì, sì, sì. Vabbè, se noi la spegniamo quando siamo là. No, no, la spegno adesso. Vedi che sono proprio vicino alla la cosa, il cancello. Io non so quanto dista il cancello dall'entrata. Vabbè, allora... Ecco, perfetto, perfetto, così va bene. Però vai più avanti, per favore. Vai, io sono l'ultimo, prego. Vi avviso che io non è che riesco a riprendere chissà cosa, eh. Probabilmente capitiamo più al VT. Occhio, lo piano. Giusto, sì, per fare la luce. Casomai. Visto? Mario. Ce l'ho. Vicino al cancello. Aspetti tempo il tuo principe azzurro. Ci fai sentire qualcosa, per favore? Pure che muovi il suono. Un suono. Prima ce l'hai fatta. Facci sentire qualcosa, Giannetta. Pure un lamento. No. No, dai. Però era qua. Ci sta seguendo, ma ha paura di mostrarsi tanto. Ho sentito un rumore. Di qua. Da dentro. Sì, penso.
ti affaccio al cancello. Tu ti affaccio al cancello, Gianetta, ti appoggi al cancello. Aspetta un secondo. Ma se spendo il K2? No, è acceso. È rimasto sempre acceso? Sì, sì. Ma perché me la spendo prima sulla videocamera? No. Sembrava spendo. Davvero. Accendici, accendici. Muovi il cancello, riesci a muovere il cancello, Gianetta? Visto che tu ti appoggiavi. L'ha fatto di nuovo. Davvero? Sì. Andiamola dietro. Io non so la vedo che c'è. Tu in ritardo di tenere la luce accesa qua. No, sì, da qua non vedi più. Sì, ma qualcosa. Dove? Cioè, o è passato davanti. Perché mi ha tolto la luce del LED del sì. K2. Ah. Cioè, come se qualcuno passasse davanti. Ma posso, dai. Vediamo. C'è qualcuno. Proviamo a cambiare ala. Cambiamo ala del castello. Sì, dai. Perché qui siamo troppo in vista, eh. Non lo so, ma sembra tipo un altro cancelletto. Per favore, mi puoi fare la luce sul lato destra? Vai, gira ancora, gira. Fermo là. Forse sarà stata una mia impressione, ma sembrava che c'era qualcuno. Raga, vedi che a destra ci sono le case, non fate più luce verso di là. C'è una porta lì, no? In basso, a sinistra, sulla sinistra. C'è una porta lì. Non so se sei andata a casa. Bene, Tito? Tutto bene? Sì, no, stavo cercando di capire. Cosa? Volevo farmi un giro qua e dintorni. Facciamoci un giro qua. Proprio facciamo un'aria. Ok, facciamo il perimetro del giardino centrale. Vediamo se troviamo il luogo in cui lei è stata bruciata. Ma non credo, eh. Ormai è cresciuta la vegetazione. Prima c'è stato. Come posso dopo la cosa? Grazie, l'altro del giardino è chiamato. Bisogna capire se lei è stata bruciata qui. O qualche altro posto. O in un'altra zona del giardino. Vedi dove si va, ragazzi? Aspetta, eh. Sembra sia stata bruciata dentro. Sì, è stata bruciata qui. Ok.